Andrea Vasumi dalla Romagna, da Forlì precisamente, che è una cittadina un po' triste. In effetti in Romagna la cosa più bella che abbiamo a Forlì è la tangenziale, che ancora oggi se venite parte dall'autostrada e finisce in un cimitero. Quando ho conosciuto l'ingegnere che ha costruito, ho detto: ma perché l'hai fatta così? Lui ha detto: oh, Andrea, la strada muore lì. Abbiamo avuto anche una Madonnina che pianto sangue a Forlì, ma il miracolo vero in effetti è stata la statua di Garibaldi che in piazza pisciando ha espulso due calcoli. E si capisce che sono romagnolo da cosa. Intanto questa parlata che chiedo scusa ogni tanto, questa esce, mi scivolerà, di salsiccia squacquerone che chiedo ogni tanto mi scivolerà. E la seconda è la forma fisica, perché per essere un romagnolo come si deve devi pesare 90, 100, 120 kg, perché in Romagna si mangia bene. Si mangia bene, si mangia bene. Ho provato anche a stare a dieta, ho fatto analisi del sangue, mi hanno trovato tracce di sangue nello strutto. Non è bello. E il dottore me l'ha detto: devi stare a dieta, hai 900 di colesterolo. Porca boia, quant'è il record? Non scherzare! E poi le diete di oggi dicono che devi mangiare le fibre. Sono importanti le fibre. Fibra pranzo, fibra colazione, fibra cena. Ho mangiato così tanta fibra che stamattina ho cagato un maglione. Che non va bene. Non va bene. Che poi la colpa del mio peso. Io sì, sono pesante, mi piace mangiare, ma la colpa è di chi ci ha cresciuto in Romagna. La mamma romagnola? La nonna? Per la nonna puoi pesare 300 kg, se ne frega. Mia nonna con me usava solo due frasi. Mo sei un po' patito e mo non hai mangiato niente. Pranzo la domenica, 300 portate, facevo fatica a respirare. Ma non hai mangiato niente? Non riuscivo a fare le scale perché ero grosso? Per forza! Sei patito! L'amore con la mia ragazza non riesco a fare la posizione classica perché mi viene il fiatone? Mia nonna lo dice. Devi mangiare se vuoi essere un toro, nonna! E ci va la canoletta, dove ci vai là? E la mamma? La mamma che ti minaccia fin da quando sei piccolo. Mia mamma diceva, mangia! Che se no viene il lupo. Che in Romagna siamo pieni così di lupi, dovete venire, ci sono gli outlet. Mangia, che se no viene l'orco. Mia mamma diceva, mangia, che se no viene l'uomo nero. Che se l'avessi saputo ne arrivavano così tanti. Mia mamma per farmi mangiare nascondeva i pezzi di pradina romagnola in mezzo ai libri. Se non peso 300 kg lo devo solo alla mia ignoranza. Mai aperto un libro, vita mia, devo dire la verità. Il cibo mi piace, da romagnolo ovviamente, come così mi piacciono le donne, grandi passioni dei romagnoli, cibo e donne, devo dire anche la verità. Fossi stato senza cibo il tempo che sono stato senza gnocca, a quest'ora sarei magro come fassino. Grazie mille. Il nostro Andrea Vasumi. Grazie.